John e Florence Pollock conducevano una vita familiare tranquilla, dedicando la loro completa esistenza e il loro amore alle loro due splendide bambine, Jacqueline, di 6 anni, e Joanna, di 11. Tutto andò in pezzi quando il 5 maggio del 1957 le bambine e un amico di famiglia, Anthony Lydon, furono tragicamente investiti da una macchina nella cittadina di Hexham, Inghilterra. Lo stesso incidente fu strano. Le sorelle si trovavano a passeggiare sul marciapiede, dirette verso la loro chiesa, mentre il veicolo che le investì si trovava nella corsia opposta alla loro. Il conducente dovette quindi compiere una manovra apposita per investirle. Fatto sta che le piccole morirono sul colpo, insieme all'amico di famiglia, e la causa di questa follia non fu mai resa nota. John e Florence Pollock, comprensibilmente distrutti da questo tragico evento, si aggrapparono alla speranza di poter un giorno avere un altro figlio. Non avevano idea che le loro preghiere sarebbero state esaudite tanto in fretta. Un anno dopo, infatti, Florence era di nuovo incinta. Il 4 ottobre del 1958 nacquero Gillian e Jennifer Pollock, due gemelle. John notò immediatamente che Jennifer aveva una strana linea bianca sulla fronte, identica alla cicatrice che la povera sorellina Jacqueline si provocò dopo una caduta in bicicletta. Quando controllò la gamba dell'altra bambina, invece, trovò una voglia identica a quella di Joanna. Le piccole crebbero e, raggiunta l'età di 3 anni, si trasferirono con i genitori a Whitley Bay. Non seppero cos'era avvenuto alle sorelline, ma iniziarono gradualmente a manifestare strani comportamenti. A contatto con i giocattoli delle sorelline defunte, le gemelle erano in grado di nominare correttamente ogni orsacchiotto e bambola. Presto iniziarono a mostrare dei comportamenti identici a quelle delle sorelle scomparse. Jennifer osservava e replicava tutto quello che faceva la sorella gemella più grande, Gillian, allo stesso modo in cui la minore Jacqueline dipendeva dalla maggiore Joanna. Quando le gemelle iniziarono a scrivere, Gillian reggeva la matita correttamente, mentre Jennifer la teneva chiusa nel pugno, e così replicarono il comportamento delle sorelle scomparse, poiché Joanna era già in grado di scrivere perfettamente, mentre la più piccola, Jacqueline, continuava a tenere la matita chiusa nel pugno e aveva delle difficoltà nell'apprendimento. Successivamente Florence iniziò a notare dei giochi piuttosto sinistri tra le figlie. In uno di questi giochi Jennifer colpiva la testa della sorella Gillian. Chiesta motivazione di tale gesto, Gillian rispose tranquillamente che la macchina l'aveva colpita in quel punto, facendole uscire il sangue dagli occhi. Ma come potevano sapere del tragico incidente delle sorelle? I genitori erano certi che le piccole non ne sapessero niente. La situazione prese una piega ancora più inquietante quando la famiglia raggiunse Hexham in auto e le gemelle Pollock iniziarono a identificare punti di riferimento che non avevano mai visto prima. Quando passarono davanti alla scuola delle sorelle morte, dissero che quella era la loro scuola. Qualche tempo dopo, le gemelle Pollock furono colpite da frenesia isterica mentre stavano passando accanto ad una macchina parcheggiata con il motore al minimo. Improvvisamente urlarono a squarciagola: «La macchina sta venendo a prenderci!» Questo fu l'apice degli strani avvenimenti. Nel corso del tempo, i ricordi di Jennifer e Gillian si affievolirono, fino a sparire, e le gemelle crebbero come due ragazzine perfettamente normali, senza più ricordare nulla della loro vita precedente. Il signor Pollock, affezionato alla teoria della reincarnazione, sostenne che le bambine persero tutti i ricordi quando raggiunsero l'età di 11 anni, e cioè quando avvenne l'incidente che spezzò la vita alle sue figlie.
Fu davvero un caso di reincarnazione o solo suggestione? Davvero le piccole non sapevano nulla delle sorelle morte? Questo è uno di quei casi che resteranno avvolti nel mistero per sempre.